Santa Rita, un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità, come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20:30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16:30 al Santo Rosario e preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. Sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. È lui il mio salvatore, lui è l'amico, potente e buono, lui è l'amico, sempre fedele, lui non tradisce mai, lui si offre per tutti noi. Per questo io amo Gesù, è lui mio Signore, io appartengo a lui, è lui il mio Salvatore. Questo quadro che abbiamo, sembra che noi andiamo davanti a un quadro dove Gesù non lo vediamo, ma noi dobbiamo veramente capire ognuno di noi che Gesù è lì, ma Gesù è vivo in questo quadro, non è lì come quadro, come figura, ma lui è veramente vivo che stasera ci accoglie, a uno accoglierà questa luce che noi gli doniamo, accoglierà il nostro cuore noi stasera glielo vogliamo veramente donare, gli vogliamo donare la gloria, l'amore della nostra vita, le nostre difficoltà, le nostre sofferenze, le doniamo a lui. Ecco perché posso dirvi con certezza che Gesù è veramente lì, è veramente vivo, anche se è una figura, perché io, il re di tutte le nazioni, c'è a Cattolica, chiede laggiù, nella chiesa di San Pio, c'è Gesù, re di tutte le nazioni. Io un giorno, fermandomi, un giorno già, sono passati già diversi anni, però entro in questa chiesa dove come arrivo davanti a questo Gesù di tutte le nazioni che era una statua, però Gesù ha detto io sono il re di tutte le nazioni, quindi lui ha parlato, quindi lui ci vuol far capire anche questa sera, ci vuol far capire che lui è vivo, e tu non pensate di venire davanti a me che io sono una statua, perché io sono veramente dove c'è la mia figura, io sono lì con il mio Santo Spirito che vi accolgo. Quindi, allora, con amore, accendete questo lumino che avete in mano e uno a uno andiamo davanti a Gesù e facciamo l'inchino al Signore come ringraziamento di tutto quello che ci dona giorno dopo giorno, quello che ci donerà stasera, gli diciamo grazie. Diciamo grazie Gesù per le tue meraviglie che tu fai giorno dopo giorno, per noi. In fila uno dietro l'altro, andiamo, per volerci bene uno per l'altro,
Quindi stasera pregheremo per le nostre difficoltà, ma vogliamo pregare veramente tanto anche per la pace nel mondo, dai nostri cuori, perché ognuno di noi dobbiamo pregare, pregare tanto, per ciò che si fermi, diciamo, questa violenza, capire che siamo tutti figli di Dio, ci ha creati Lui per amore di Dio, e dobbiamo essere tutti e siamo tutti a sua immagine e somiglianza. Gesù è qui in mezzo a noi, Gesù è qui in mezzo a noi, ci accoglie. Gesù è qui in mezzo a noi, ci accoglie. Gesù è qui. Tanta pace nel cuore. Nostra fortezza.